Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di calciomercato e parliamo del primo acquisto del nuovo Benevento, Giacomo Calò, centrocampista classe 97, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, un pupillo di Fabio Caserta. Conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera. Cresce nel settore giovanile della Sampdoria, ma non giocherà mai in prima squadra. Nel 2016 viene ceduto in prestito in Serie C al Pontedera, dove colleziona 31 presenze e 2 reti. Nella stagione successiva viene ceduto in prestito biennale alla US Sabbia di Fabio Caserta, dove colleziona 86 presenze e 6 reti, stravincendo il campionato di Serie C e facendo un'ottima figura nonostante la retrocessione in Serie B. Nel 2020 viene acquistato a costo zero dal Genoa, che lo manda subito in prestito al Pordenone, dove lo scorso anno con 17 presenze in una rete è fondamentale per la salvezza del Pordenone. Come caratteristiche tecniche, lui come giocatore è un regista con un'ottima visione di gioco, ma può fare anche la mezzala e il trequartista. Diciamo, lui sostituisce Viola, tra virgolette. E diciamo è un ottimo giocatore che può fare al caso di Caserta e al caso del Benevento. E per finire, sicuramente sono pronti già altri colpi di mercato e ne parleremo appena arriva l'ufficialità di questi altri colpi di mercato e speriamo bene per questo Benevento. E un saluto a tutti voi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e sempre forza Benevento.